Ciao, come promesso, stasera se riesco voglio raccontarvi il primo e il secondo capitolo del mio libro, Cercando nel passato per stare nel presente. Vorrei iniziare subito perché è un po' lungo. Capitolo primo, dolce infanzia. Correva l'anno 1963 e papà Sassà tornava dal lavoro, era sabato sera, per cui la stanchezza si faceva sentire. I fine settimana, nella bottega di barbiere dove egli era garzone, si riempiva di clienti e di duro lavoro. Però in consolazione lo aspettava la povera ma succulenta cena preparata da mamma Gina, che nell'arte culinaria è sempre stata una maga. Con un po' di farina e alcune uova creava veri e propri piatti gourmet. In casa Ferri si cenava e pranzava tutti uniti e si conversava sui fatti del giorno. Ancora la televisione non faceva parte del nucleo familiare. Però il sabato sera era speciale, perché si andava tutti insieme nello stupendo appartamento del signor Valentini, il padrone di casa e delle montagne di carbone, ad assistere al programma musicale trasmesso alla TV, Canzonissima. A Red non entusiasmava troppo quello show, preferiva le performance di Totò e le rocambolesche avventure di Staglioli. Invece a Peppe, ah già, mi dimenticavo di Peppe, l'unico fratello maggiore di Red, ne andava matto, dato che le lunghe, nude gambe delle stupende ballerine, come quelle delle gemelle Kessler, non erano oggetto di studio scolare. E anche se lo fossero stato, studiare non era l'hobby preferito di Peppe. A proposito di studio, ricordo di una punizione inflitta a Peppe da zio Frank, perché come al solito voleva uscire invece di fare i compiti pomeridiani. Il castigo sarebbe ortodosso. Consisteva nel legare ad una lunga fune fissata ad un albero il ribelle Peppe per tutta la durata del pomeriggio. Ma i risultati didattici di Peppe non miglioravano ugualmente. Però sicuramente quel tipo di punizioni impressionavano il piccolo Red, che ne fece un buon usufrutto per il suo proprio futuro. In che modo? Red aveva ben memorizzato che la miglior soluzione per non ricevere certi castighi fosse quella di giocare d'astuzia con gli adulti. In poche parole, far sì che ai genitori, parenti, maestri, a tutte quelle persone che in un certo qual modo si interessavano alla sua educazione, fossero sempre sufficientemente soddisfatti, in tal modo che le punizioni corporali non facessero parte del programma educativo. Ma con il passare degli anni Red si rese conto che l'obiettivo di far felice tutti quanti non era semplice, o meglio, impossibile. Capitolo secondo. Qua parlo un po' di quello che era veramente la mia infanzia, l'approccio con la vita. Al di là del fiume Po. Papà Sassà, con l'aiuto della ferrea contabile familiare, mamma Gina, riuscì a raggruzzolare un po' di denaro e così fece il grande passo. Inaugurò in società con lo zio Gino, fratello gemello di Gina, una bottega di barberia nel centro città. E così fu che l'economia di famiglia Ferri migliorò. Si trasferirono in un quartiere popolare, al di là del fiume Po, il quale, come un enorme serpente, attraversava l'antica cittadina piemontese. Casale è una città con un enorme bagaglio storico. Passeggiando per le antiche vie cittadine sembra di fare un salto nel passato, con i suoi innumerevoli monumenti storici e con una cornice naturale sorprendente. Dal lato sud, le stupende colline monferrine, con gli immensi filari di vigne dal superbo vino. Da quello nord-est e sud-ovest l'infinita pianura padana, con le sue risaie perdite ad occhio. Red le chiamava il mare a quadretti. Peccato che il clima non è benevolo come il panorama. Per
D'estate il termometro può raggiungere i 40 gradi con il 90% di umidità e con l'immancabile compagnia delle zanzare, veri e propri vampiri in miniatura. L'inverno non è da meno, con le sue immancabili nebbie, che per riuscire a vedere qualcosa bisognerebbe tagliarle con un coltello ben affilato. E quando si allontanano le nebbiosità è possibile l'arrivo della fascinante neve, che con il suo manto immacolato copre tutto quello che incontra alla fine del suo tragitto. Tutto ciò completato dal mercurio del termometro che si getta a capofitto sotto lo zero. Però, ringraziando Madre Natura, esistono la primavera e l'autunno, dove tutti i colori dell'iris possono mostrare la propria magnificenza. Nei primi giorni d'aprile, sopra i rami degli alberi di pesco sbocciano i colorati fiori delle gemme e il fiume Po riflette i contorni delle colline come fosse l'immagine di una cartolina postale. Invece in ottobre i colori sono diversi da quelli primaverili, ma altrettanto affascinanti. Le vallate, disegnate dai filari delle viti, già denudati dai sugosi grappoli d'uva, trasformati in delizioso vino. Red, come la totalità della famiglia, era ben felice del cambio di dimora. Forse non era un vero e proprio castello come quello di Mago Merlino, del quale era affascinato da quando gli avevano regalato una specie di cannocchiale con inserito un disco e osservando in controluce poteva vedere le immagini dei cavalieri della tavola rotonda. L'abitazione era un umile seminterrato. Però a Red ciò che incantava era l'ampio cortile con l'adiacente giardino pieno di alberi, fiori, verdure e anche da qualche residente naturale come la tartaruga Morgana. Ma il plus ultra era il fiume Po che scorreva a poche decine di metri dalla casa. Era una fredda mattina di dicembre, il Natale si avvicinava, aveva nevicato abbondantemente e Red giocava nel cortile con un pallone bucato. Quando mamma Gina gridò dalla finestra della cucina: "Non correre, che poi sudi, e non andare in mezzo al giardino che infanghi le scarpe." "No, mamma, non ti preoccupare," rispose il piccolo pelo rosso, tranquillizzando Mami. Suonò il campanello e Red intuì che dai due squilli che era papà. Cosicché, con un grande slancio, corse verso l'interno di casa, dimenticandosi delle scarpe sporche di un miscuglio di terra e neve. "Ah, il mio pavimento!" urlò Gina. "Scusa, scusa, mamma, non lo faccio più," disse Re, tornando sui suoi passi e pensando alla solita ossessione per la pulizia. Papà, aspettando sull'uscio che sua moglie gli prendesse le ciabatte, fece un gran sorriso e Red commentò: "Municipali hanno pulito le strade dalla neve, ma il fango che si è formato ai bordi è tale che con la bicicletta mi tocca fare l'equilibrista. Però domenica andiamo lo stesso alla baracca?" domandò preoccupato Red. "Se gli spazzaneve avranno tempo di togliere la neve anche sull'argine, credo di sì," rispose papà. La baracca era una piccola casetta di legno dove Baldo, dove Sassà e i suoi amici si riunivano tutti i fine settimana per distrarsi dalla vita quotidiana. Era costruita come una palafitta per pericolo delle periodiche uscite del fiume Po dal suo letto. Anche le altre baracche simili erano circa una trentina e formavano un vero e proprio villaggio all'entrata della baraccopoli. Si ergeva un cartello di legno come quello del Res dei Bonanza, con scritto: "Village Briançon."